Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla Bryant Park a New York, la nuova sede di Pepita TV. Siamo arrivati belli freschi oggi di nuovo. Questo video special di oggi vi parliamo di una cosa super ovvia, americana, quindi di junk food. Allora io lo dico subito, sono arrivato qui con un'idea del junk food e me ne vado con un'altra. Però credo che solo qua voglio mangiare sta merda qua e vero male. Saranno in realtà sono le 10. Sono le 10. Beh, mio primo hamburger alle 4 del mattino è Five Guys, che probabilmente non è la migliore sede. Abbiamo scelto un po' a caso, ma perché non insomma, come potete capire non è che siamo molto. Vai. No? Grande portosità però, Ora smetto di filmare perché voglio mangiare, ciao. Vabbè, non ci sono mai stata e obiettivamente non è accettabile, quindi. Volevo io una in realtà un ciambellone, diciamo la verità. Quindi. Sì, lo devo mettere, non ho mai preso. Non sono mai stata da Dunkin' Donuts nella mia vita, non avevo mai preso la classica Homer Simpson. Vai, provatelo. Ti sono caduti 2 o 3 denti? Un po' di zucchero. Ora l'annaffio col mio caffè. Un espresso hai preso. Se non riesco neanche ad aprirlo. Preso un espresso, se non. Sì. Non ho voglia di. Un espresso molto lungo. Che dubito abbia nulla a che fare con qualunque tipo di espresso. Vabbè, adesso non iniziare a fare l'italiano che. Ma no, figurati, era una constatazione. Espresso molto lungo, molto lungo. Mamma. Ma il sapore non è male. Vabbè, assaggiamo. Dopo questa roba qua, cioè. Ci vuole. Ottimo. E c'è la pressione cioccolatosa, cosa dici? Sembra le frittelle del baracconi. Baracconi con una glassa sopra zuccheratissima. Appunto, top. Un po' così top. Allora, che squisitezza abbiamo preso da questo nostro amico? Abbiamo preso un Philly cheesesteak e un chicken gyro. Quindi chicken gyro e. Vabbè, non trovo l'altro, ma. Eccola lì. E non abbiamo preso il log perché li mangeremo stasera. Stasera e o se andiamo con gli Island. Certo, con gli Island sicuramente. E quindi beh, il nostro primo junk food dalle baracchette, direi. Quindi. Direi. Grande aspettativa. Vabbè, apriamolo questo. Faccio l'unboxing. E l'altro non so se lo faremo perché. No, ragazzi, abbiamo fame. Perdo pezzi di carne. Com'è sto panozzo qui? È pieno di carne e di morte. Carne. Cade ovunque. Cane ovunque. Formaggio, carne, cetriolini, verdurine. Vai. Formaggio. Approved? Non so se vale $10 però. vabbè, quindi a Coney Island che cosa facciamo? Dobbiamo andare un hot dog di Nathan. Voilà. Nathan. Poi bisogna mangiare questo hot dog. Sono quelli che hanno inventato lo hot dog, così mi dicono. Veramente? Nel 1916. Sembrerebbe così, ma solo si vantano poi. Sono emozionato allora. Avanti tutta. Un quarto d'orina di coda e ce la facciamo. E via. Johnny voleva chiamarci in un altro modo. Io non lo dico io come lo dico. Io. Vai. Mi sta male. Parti con, ne abbiamo preso uno regular con cipolle e mostarda e poi uno invece con chili e formaggio. Io vado allora. Vai, io mi mando il bevo a birra. Diciamo che
per quanto gli hot dog siano ovviamente un cibo di merda, questa qui è la versione migliore di questo cibo di merda. Sì, addirittura. Probabilmente sì. Ok, dietro abbiamo una deliziosa famigliola. Invece la birra piccola non so. La birra, la birretta, la birretta. Allora, facciamo una considerazione su questi hot dog di Nathan's. Per me, cioè considerando che è un hot dog, quindi nel senso... Allora, nella categoria del cibo di merda in cui lo dog è il re assoluto. Dice junk food per essere eleganti. Cibo di merda. In cui il dog è proprio il capo assoluto, cioè non c'è praticamente niente sopra. Questi qui erano il massimo della merda che puoi buoni, fare. Erano buoni. Poi allora io non so se il newyorkese mi viene a mangiare lo dog qua da Newtown. Ma non fa la coda, il newyorkese lo mangia nel baracchino. No, io so, fun fact, che uno dei posti più in, sì, che anche il buon Anthony Bourdain metteva nella sua top del junk food, dello street food della vita, sì, è Papaya King. Papaya King, che così si chiama perché c'è questa... signature? Non è una signature solo loro, no, è proprio una cosa che si fa, è una roba che si fa di mangiare lo dog e bere succo di papaya. Io vi lascio questa nauseabonda. Vi lascio questa info, poi voi fatene quello che volete, però è un'info. La prossima volta che verremo negli Stati Uniti, Anthony Bourdain, buon'anima. Papaya, consigliava Papaya King, papaya e hot dog, uno, ragazzi, dei suoi posti prefe per smaltire delle cose. Ma una catena sta merda di papaya. È una catena, ma non una catenona, credo che ce ne siano tipo due a Manhattan, uno nel Bronx e uno ad Harlem, forse. Cioè, non è una roba grossa comunque. Ok. Una roba. Una cosa piccola, è un Kowalski di Manhattan, lo junk food praticamente. È Papaya King, raga. Noi non ci siamo andati, ma. Ci andremo, un'altra vita. Bourdain le sbronze se le smaltiva lì. Bravo. Allora, bom, ci prendiamo una slice of pizza, raga. Prima o poi doveva succedere. Prima o poi bisognava farla. Bisognava farla. La prendiamo qua, che ce la consigliano un sacco di gente. Anche Jimmy Kimmel. Ah, se ce la consiglia anche Jimmy Kimmel. Allora, comunque ce la consiglia The Bar, che è uno degli youtuber che seguo di più. E, insomma, dai, ci crediamo, raga. Via, avanti tutta. Nonna Maria è la loro signature, quindi... Ah, ecco, pensavo che fosse il locale. No, è la loro signature, quindi forse una fetta di Nonna Maria ce la dovremmo prendere. Anche se era peppero, facciamo una pepperoni. Facciamo una pepperoni a Nonna Maria. Dai, pepperoni lo devo prendere, per aiuto. Sì, dai, sì. C'era una... Dove si è messa dalla foto? Questo dovrebbe essere la nonna Maria. Due slice of pizza. Niente, che sono belli gli orari. Ci mettiamo qua. Voilà. Voilà. Pepperoni. Grosse, sono grosse queste slice. Pepperoni e Nonna Maria, che non pepperoni, so bene cosa nonna sia. Nonna Maria, che è una bianca, rossa, non si capisce. Pepperoni classiche. E siamo... Ecco qua la pizza. Quindi io inizio con questa. Ecco come vuoi tu, sì, vai. Vabbè, pepperoni. Vai di pepperoni. Comunque dai, il fondo è bello brunito. Sì, è una bella aspetto alla fine. Alveolatura, cioè. Alveolata, veramente... anche la consistenza, il tatto sembra croccantina. Leggermente disfruttata, ma. Vabbè, sì, quello sicuro. Fai che... Pompa! Malluso sta pizza. Dai. Avanti tutto. Quindi stai apprezzando? Ma raga, bomba! Allora, questo qui pepperoni è un po' annegata nell'olio. La pepperoni è un po' annegata nell'olio. Però l'altra, guardate, zero, totale. Zero. L'altra merita. Super croccante, soffice, anche spessa nonostante sia croccante. Sì, come, diciamo come pizza da taglio, non è male. Sì, non so neanche come definirla. È una via di mezzo. È diversa, infatti, comunque la pizza che facciamo. Diciamo, nell'impasto c'è qualcosa di diverso, non riesco a distinguere. O qualche farina diversa. Però è croccante, ma anche spessa contemporaneamente. Sì, e comunque il bordo c'ha una bella alveolatura, non è assolutamente tipo... super piacevole mangiare il bordo, che anzi a volte in Italia fa schifo. Vabbè, è buono, obiettivamente buono. Bleecker Street Pizza, raga. Mm-hmm. Con la pizza, allora, le skill sono state spessa, croccante,
l'impasto non sappiamo che cazzo ci fosse, ma non sì, era leggermente diverso dal nostro impasto. Esatto. E in che cosa hanno vinto? Con la mozzarella ovviamente fa cagare, però ne hanno messa molto poca e quindi rendeva solo un po' più morbidino l'impasto e basta. Adesso gli ingredienti erano abbastanza buoni. Il resto era tutto buono, era molto piacevole, non me l'aspettavo. Vabbè, cioè, diciamo che c'è junk food e junk food. Nel senso che junk food non è per forza una roba orrenda, immangiabile. Cioè, del junk food che è comunque di livello, ben fatto, e del junk food che fa schifo. Muori, non so, muori a 20 anni. Se fossi nato qua sarei già morto da almeno 20 anni. Vabbè, questo è sicuro. Noi infatti qua ci vediamo poco e via. E via, allora già così. Junk food.